Immaginate che ognuno di noi ha un serbatoio pieno di talenti, energie e capacità. Per uscire, per venire in superficie, queste energie, queste capacità hanno bisogno di sgorgare, di andare verso l'alto. Oggi vi voglio parlare di choking, un termine spesso utilizzato all'interno delle telecronache sportive, dagli addetti ai lavori, ovvero dagli psicologi sportivi, che si occupano del rapporto tra mente e prestazione. Come vedete, oggi dietro di me non c'è la mia usuale libreria, non mi trovo infatti a casa, sono sui monti della Toscana e sono immerso in un piacevole verde e sto al fresco. Se dovesse capitare di sentire del rumore, è il rumore del vento. Sì, sono fortunato. Però torniamo al choking, che letteralmente significa soffocamento. Ciò che viene soffocato sono le nostre risorse, le nostre energie e i nostri talenti. Immaginate che ognuno di noi ha un serbatoio pieno di talenti, energie e capacità. Per uscire, per venire in superficie, queste energie, queste capacità hanno bisogno di sgorgare, di andare verso l'alto e quindi di emergere e venire alla luce. Se il canale dal quale passano queste capacità viene soffocato, viene costretto, non è possibile che queste sgorghino e emergano in superficie. Il choking è proprio questo, quello che viene soffocato è questo canale. A livello pratico, il choking indica le fasi di una manifestazione di una gara in cui le prestazioni calano repentinamente e arrivano delle sconfitte o delle debacle che non potevano essere preventivate. C'è una sintomatologia fisica e mentale che è strettamente legata al fenomeno del choking. La muscolatura diventa estremamente contratta, quindi è difficile fare dei movimenti che ci sono normali ed abituali. Le pulsazioni salgono, seppure non stiamo compiendo uno sforzo che spieghi un impegno cardiaco così importante. C'è anche un aumento di sudorazione e una perdita di coordinazione motoria. Di conseguenza anche delle attività che normalmente noi svolgiamo con facilità diventano difficili, diventiamo perdiamo di lucidità anche a livello di attenzione, di pensiero, non siamo più capaci di elaborare le informazioni nel nostro modo abituale, con l'efficacia che normalmente utilizziamo nella vita di tutti i giorni e nelle nostre performance sportive. Viene da sé che un atleta che dovesse incappare in un fenomeno di choking con buona probabilità non riuscirà ad ottenere i risultati e gli obiettivi che si è preventivato. Le cause teoriche a cui si riconduce il fenomeno del choking sono generalmente due. Una è stata fornita da uno dei più importanti psicologi del Novecento, Abraham Maslow, che ha parlato del complesso di Giona, ovvero delle persone che temono il successo e temono di percepire se stesse come delle persone di successo, come degli atleti di successo. Se dovesse capitare che si formino, si creino delle situazioni per cui noi possiamo raggiungere degli obiettivi desiderati, se una persona ha paura di percepire se stessa come portatrice di successo, cercherà di mettere in atto dei fenomeni di autosabotaggio e si attiveranno all'interno della nostra testa delle voci, sì, perché tutti quanti sentiamo delle voci normalmente ed è un fenomeno normalissimo, che ci dicono che potremmo sbagliare, che potremmo fallire, e così facendo è più probabile che falliremo concretamente e di conseguenza sarà impossibile riuscire a vincere e raggiungere il successo. Questo è il complesso di Giona, un fenomeno quindi di autosabotaggio. La seconda spiegazione che si è soliti dare è una iperpercezione delle sensazioni corporee. Una cosa che fanno molti atleti, e quindi che faccio anche io e credo facciate anche voi, è portare l'attenzione sulle sensazioni corporee. Come abbiamo visto in un video precedente, i professionisti hanno la tendenza ad ascoltare con grande lucidità il proprio corpo. Cosa accade? Che in alcune fasi della gara lo sforzo profuso è talmente importante, talmente notevole, che quello che ci dice il corpo è di smetterla. Se in quei frangenti siamo troppo attenti ad ascoltare il corpo e non spostiamo quindi la nostra attenzione lontana dai nostri fenomeni corporei, alcune persone, alcuni atleti potrebbero spaventarsi di sentire i muscoli contratti, di sentire il rumore del nostro e del loro cuore. E questa percezione di sforzo profuso così elevata potrebbe a sua volta portare a contrarre ulteriormente i muscoli, far battere ancora
ancora più forte il cuore e di conseguenza a generare uno sforzo ancora superiore di quello che si stava compiendo in un determinato atto. E se un atleta è al limite, uno sforzo ulteriore lo fa andare oltre il limite e di conseguenza salta. Le ragioni teoriche a cui si collega tradizionalmente il choking sono queste due. Per parlare di paura di vincere in maniera ancora più dettagliata e più curiosa, però vi rimando a un altro video. Io per il momento vi saluto, vi auguro buone vacanze se siete in vacanza e buone corse, perché si continua a correre anche in vacanza.